Ciao a tutti ragazzi, sono Fratello del Camino su Steam, conosciuto come Trollingste, e oggi sono su Call of Duty Black Ops nel mio server preferito Nuketown 24/7 Deathmatch a squadra. Questa partita ho fatto un buon punteggio, per cambiare un po' ho deciso di metterlo, di fare un piccolo commentary su questo punteggio. Innanzitutto sto usando un Galil col mirino laser, mimetica tigre, come si vede è fighissimo, le sciacallo pro, gioco di prestigio pro e hacker. Come equipaggiamento ho granata tattica stordente, granata letale Semtex e claymore come equipaggiamento. Ecco, in questa partita sbloccherò un attacco al napalm, ecco qui spreco una granata, sbloccherò un attacco al napalm, il cobra è un rombo di tuono, l'attacco al napalm mi consentirà di fare una strage e di avere già 4 uccisioni di fila. Ecco qui azzardo a fare un po' il camper, come dalla mia morte si vede che nuoce alla salute fare il camper. E sbloccherò, come dicevo prima, attacco al napalm, farò la strage, il cobra che anche quello farà abbastanza uccisioni, è un rombo di suono che mi farà 5-6 uccisioni. Detto prima, sono su Nuketown, la mia mappa preferita, e sto cazzeggiando con questo Galil, vado a uccidere la gente, più che culo, qua sono scampato una morte certa. Sono nella squadra degli Spetsnaz. Guarda questo, guarda che culo che ha avuto. Sono nella squadra degli Spetsnaz e arriverò ovviamente primo. Non mi capitava spesso prima di fare punteggi molto alti, perché avevo una schifosa, diciamo, Nvidia 8400 GS che mi faceva girare a 20-25 frame Black Ops al minimo, e quindi non riuscivo a fare serie decisioni, punteggi buoni li facevo qualche volta, però scatticchiavo un po', a volte laggava e non riuscivo a giocare bene. Adesso ho cambiato, ho preso una T-Radeon HP 5750 e da quando l'ho presa ho messo tutto al massimo e ho iniziato ad andare fluido. Qui sblocco il napalm, mi è iniziato ad andare abbastanza fluido, riesco a mirare bene, riesco a mirare velocemente, si vede meglio le ombre se c'è qualcuno nascosto, riesco a vedere molto meglio rispetto a prima. Ecco lì c'è un altro camper, qui anche sblocco il cobra grazie al camper. Adesso vado a fare l'assalto alla casa verde, uno dei miei obiettivi principali della partita. Ecco lì i due camper che mi fanno sbloccare il rombo di tuono, qui lo mando e faccio 5 uccisioni e più, faccio una strage, ho chiamato anche il cobra, ho messo in mezzo alla mappa. Adesso chiamo l'attacco al napalm, come ovviamente nel punto di respawn del nemico. Ecco questo qua trollato, e niente, anche qui un'altra strage grazie all'attacco al napalm. Due attacchi al napalm per essere precisi, uno all'inizio e uno adesso. Ecco, adesso finisce la partita, questo qui mi prende da dietro, ovviamente sono arrivato primo. Bella ragazzi, grazie per aver guardato questo video, alla prossima.